Siamo con Enrico Lauretti, candidato sindaco per la città di Imperia. Siamo più o meno a metà delle sezioni scrutinate. Si prospetta una vittoria piuttosto decisa di Claudio Scajola con una maggioranza intorno al 60%. Innanzitutto le chiederei se si aspettava una vittoria così netta e in secondo luogo le sue considerazioni su queste elezioni. Ma io non avevo fatto previsioni, non mi sentivo in grado di farle. Sicuramente è un'affermazione importante del sindaco uscente, ma evidentemente è la democrazia, quindi va accettata, ecco, questo esito. Per quanto mi riguarda, ovviamente sono abbastanza deluso. Il risultato. Non, beh, adesso è inutile parlarne perché siamo a metà, bisogna vedere, attualmente siamo intorno all'8%, è un risultato che di per sé potrebbe anche sembrare non male per una lista che nasce senza nessun appoggio, senza risorse, senza sostegni, però speravo di più, sinceramente. Ecco, credevo molto nella nostra politica fondata su cultura, competenza, capacità, anche, diciamo, modestia, cortesia, gentilezza, però probabilmente non sono riuscito a spiegarmi bene, ecco, me ne assumo comunque ogni responsabilità di questa sconfitta, la considero una sconfitta. Beh. Ecco, tra i vari dati che sono emersi c'è stato anche un forte astensionismo, ci sono molte meno persone che hanno votato. Secondo lei questo ha impattato in che modo sull'esito di queste elezioni? Beh, è chiaro, l'astensionismo purtroppo è un grossissimo problema in Italia, sta proseguendo. Ecco, noi avevamo puntato molto su recuperare l'astensione. Chiaramente ha favorito Claudio Scajola perché sicuramente lui ha un suo elettorato fisso e costante che lo sostiene sempre. Quindi più gente si astiene, è evidente che percentualmente ne ha guadagnato. Noi non siamo riusciti a intercettare, insomma, le persone. In ogni caso, attualmente stando ai dati, voi vi presenterete comunque come terza o quarta forza di opposizione in Consiglio Comunale, un risultato comunque piuttosto notevole. Quali saranno le prospettive dell'opposizione? Sarà un'opposizione dura? Sarà un'opposizione per conto vostro o assieme agli altri partiti di opposizione? Beh, noi chiaramente siamo autonomi, indipendenti, lo siamo sempre stati. L'opposizione, guardi, sarà a favore della città. A me non mi interessa fare un'opposizione per promuovere la mia persona o la mia associazione. A me interessa fare un'opposizione che vada a beneficio della città. Quindi, quando l'amministrazione proporrà cose che riteniamo condivisibili e buone per la città, le sosterremo. Quando viceversa non le riteniamo tali, le contrasteremo.